Il possibile intervento finanziario della Regione, al momento da definire come soluzione perseguibile e nel caso da quantificare, sarà fatto se potrà contribuire al completamento dell'investimento avviato dalle Leopoldine e previa verifica del progetto di investimento e di possibili contenimenti dei costi. È quel che ha dichiarato l'assessore toscano al turismo Saranno Centini in un intervento in Consiglio regionale. Intervento che dunque ancora non chiarisce la situazione sulle prospettive delle terme di Montecatini e sul piano straordinario che si vuole sviluppare in contemporanea all'uscita da parte della Regione dalla gestione. In questo quadro si inserisce la preoccupazione espressa dalla CGL per la situazione dei dipendenti termali. La preoccupazione immediata è ovviamente quella degli stipendi, perché questo mese, il 10, non sono stati pagati gli stipendi, è stata versata solo la parte contributiva. C'è un impegno dell'azienda e sembra dichiarato anche dall'assessore Nocentini in commissione partecipate a reperire fondi per riuscire a pagare gli stipendi entro fine mese, ma per ora è un impegno, come dire, che non si è concretizzato. Nello stesso intervento in Consiglio regionale, l'assessore Innocentini ha poi ribadito l'esigenza di rinnovare la governance della società, ritenendo venuta meno la fiducia della Regione nei confronti dell'attuale amministratore unico, presa di posizione che da tempo è oggetto di polemiche che, sostiene il sindacato, non aiutano nell'attuale contesto. Riteniamo che 2 mesi di polemiche sui giornali siano state prima di tutto una mancanza di rispetto vera nei confronti dei lavoratori, che da 2 anni sono in contratto di solidarietà, che quindi rispetto all'impegno che i soci e la proprietà ci ha chiesto di mettere ognuno il proprio pezzetto per vedere se si riusciva a traghettare un periodo buio come quello del fermo cantiere, reperire le risorse per andare a finire i lavori, come dire, un pezzetto che tutti ci dovevamo mettere, i lavoratori il loro pezzo ce l'hanno messo e non indifferente, sia col contratto di solidarietà, sia tutti gli stagionali che si sono visti il periodo ridotto notevolmente rispetto agli anni precedenti, contratti part time invece che contratti a tempo pieno. Quindi, per quanto ci riguarda, come dire, noi abbiamo tenuto fede agli impegni presi. Al momento, in questa bagarre mediatica, crediamo che qualcun altro debba invece ulteriormente dimostrare qual è l'impegno vero nei confronti delle terme di Montecatini.